confronto. Una riguarda i fatti storici così come sono avvenuti nel 1299 e così come ne facendo l'Alighieri nella sua commedia. La seconda, invece, è la libera interpretazione del signor Puccini Giacomo del 1918, di cui adesso andiamo a sentire la prima deposizione musicale. Guaio per frati, ma per noi speranza. Guaio per frati, ma per noi speranza.
Lucio soprattutto spera che questa eredità gli consentirà finalmente di sposare la sua amata Loretta, figlia di Gianni Schicchi. Chi? Cosa? Come? Lo Schicchi nominato in questa casa? Mai! A parlare l'avete sentita, è stata Zina, la parente più vecchia di tutti, la più acida, malvagia e rapida, infida. Ma io non sono così! È Puccini che mi scrive in questo modo, ma che posso farci? Sì, certo, così la descrive Puccini. Nella realtà, in effetti, non ci sono notizie precise circa di questa donna. Pensate, si tratta di una legge superiore solo per il fatto che di Firenze è Firenze e non vuole fare entrare in casa da altri Schicchi perché viene dal contado, dalla campagna insomma, e il collegio ovviamente non si vuole proprio mescolare. Solo che non ha fatto i conti con suo nipote Riuccio, che è innamorato della figlia di Gianni Schicchi, Lauretta, e con l'aiuto di Gerardino ha in mente di mandare a chiamare lo Schicchi e naturalmente sua figlia Lauretta. Conosce sta, molte tappone, perché già pone, c'è
regine. Oh!
a rimanere, a prendere il spavento, leggerlo e farti venire in mente una legge trovata per l'occasione. Ma prima di vedere come le cose si sono sviluppate, bisogna dire le parole su questi personaggi femminili. Lauretta, la giornalista, è una coqueta, ma fanno da sfondo altre due donne, parenti gettonati, che finora non abbiamo menzionato. La Cesta, moglie di Marco, figlio del vecchio Simone, che è stato podestà a Fucecchio. Ancora questo Fucecchio? Giovane, ma non troppo. Invidiosa di Nella, giovane moglie di Gerardo, e madre del piccolo Gerardino, a cui tutti vogliono bene, ma che scattano sonoramente. Tutti vogliono l'eredità, e ognuno è invidioso dell'altro. Comunque, Gianni Schicchi, dopo essersi accertato che nessuno sa ancora che cosa è morto, dà istruzioni alle donne perché spostino il morto, rifacciano il letto e preparino della biancheria pulita. Ma sul più bello arriva il dottore. No, ecco, vorrei chiarire questa storia del dottore. Non è che sia venuto per davvero, è stato il Puccini, o meglio, Gioacchino Forzano, che ha scritto il libretto, a far arrivare il dottore. Il dottore è più una trovata da teatro, ecco. Già avevamo abbastanza problemi anche senza il dottore. È vero, io non l'ho chiamato, anche se sono stato podestà Fucecchio. Silenzio! Fate parlare l'avvocato. Ad ogni modo, noi il dottore stasera non ce l'abbiamo. Non sappiamo nemmeno se sei venuto o meno. Non ci sono prove, testimonianze. Veramente, se posso, vorrei dire due parole. Ah, chi è? Una peste, una pelle? Deve fare una ricostruzione? No, vede, io sono già condannato. Ah, allora è una peste. Ma no, vede, sono la moglie della Michele. Ed io Antonia, la figlia del sommo poeta. Vede, quelli sono i nostri avi. Allora può ringraziare suo marito se la storia la conoscono ancora oggi dopo più di 700 anni. È un caso ancora aperto, uno dei più lunghi della storia. No, vede, intervengo perché la situazione è un po' esasperata. Cioè, le voci sono da tutti, ma sento tutto questo vocio d'ostio. Ma scusi, lei c'era? No. Allora si avvita che sono i propri. Si va, Silenzio! No, basta! Ora sono arrivate anche queste due. Noi ce ne andiamo! Sì, io non esco. Neanche io. Figuriamoci io. Ma no, ci siamo noi! Oh, bene, anche per i suoi nostri altri. Presentatevi un po' allora. Zita. Nella. Grazie. Cesca. Guarda, proprio tua moglie. Che? Bene, torniamo alla versione dei fatti secondo Puccini. Era uguale la voce alle quali a vittoria, vittoria, ma non capite, no. Invece è mio.
poder di Fucecchi, va bene? Aspetta, quelli di Filine. Va bene, a me quelli di Prato, va bene? A voi le sarei deboli, va bene? Quelli di Quintole. Va bene, a me quelli di Prato, va bene? Quelli di poder di Fucecchi, va bene? Dato che sono il più vecchio e sono stato podestà Fucecchio, volete dargli a me? Peggio per te se sei il più vecchio, ma senti, non podestà Fucecchio. Carardino! A questo punto sembra che tutti, specialmente Zita, Nella e la Cesca, abbiano cominciato a corteggiarlo perché lasciasse ad ognuno di loro queste proprietà, almeno secondo Puccini. Ma sì, come l'ha già detto, questa di Puccini è una persona abbastanza romanzata. Le pare che non lo sappia, e poi si ricordi che rischiavano le sue già vita, e nella mia famiglia, grazie a mio marito, delle sghire ne sappiamo qualcosetta. Ma allora, questa storia del testamento, lo sapete, come la parliamo? Pare che il poveretto abbia tenuto una buona per sé, e abbia dato il resto ai suoi legittimi eredi. Scusi, legittimi eredi non direi proprio. Legittimi erano i frati. Loro hanno falsato il testamento, rischiando anche di essere esiliati col taglio della mano. Questa faccenda del taglio della mano è proprio incresciosa. Meno male che risolvete le cose diversamente al giorno d'oggi, in caso di tutto. Primo l'avvertimento, o signori, giudizio. Voi lo sapete il mondo, per chi sostituisce se stessi in luogo d'altri, i testamenti e lasciti per lui e per i complici c'è il taglio della mano e poi l'esilio. Ricordatelo bene, se fossimo scoperti, l'avete
centesimo, undicesimo, nono, die septembris, indicazione, decima, ecco, notaro, mazio, di Nicolao, circense, per voluntate, in vos donati, scrivo a testamento. E adesso, nella versione di Puccini, già riscritti, dette le volontà di Bodonati, però ha segnato tutto a se stesso. Potete immaginare una cosa di differenti. Sono lì lì per darli addosso. Grazie.
ditemi voi, signori, se i quattrini di vuoto potevano finire meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dago, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi. Secondo me sì, perché loro canticchiano Puccini anche a casa, quindi ci siamo riusciti.